Ok, dunque la situazione è questa. Gli spagnoli hanno conquistato il cazzo di pianeta. Tutta l'Africa, tutta l'Europa, voilà, metà dell'Asia, India, Australia, Oceania, dunque. Adesso siamo qua anche nelle Americhe a fare un po' di casino, ma abbiamo tutto e tutti, tranne uno. Il Giappone. Il Giappone c'è sempre stato amico. Non ha mai fatto storie, non ha mai rotto i coglioni. Noi ci siamo fatti strada buttando testate nucleari su chiunque cercasse di fermarci. Ma loro ci sono sempre stati amici, anzi eravamo pure in alleanza, anche se sono dei sottosviluppati che non è che hanno ste gran cose. Come si può ben vedere, il nostro esercito è a 1123, il suo 118. Insomma, e cosa è successo di recente? Si è incazzato con noi perché? Si è incazzato perché stiamo vincendo. Pezzo di merda, eravamo amici una volta. Ora, io per vincere questa partita dovrei conquistare ancora la sua capitale, eccola qua. Però non mi va tanto di fare la guerra con lui perché, appunto, nel tutti i corsi degli anni, l'anno 2084 adesso, siamo al turno 569. Mi dispiacerebbe doverlo sfondare. Dunque, io tenterò di proporgli di comprare, se posso comprargli la città, e la partita finirà pacificamente. Altrimenti, qui sopra, a Kazakistan, ma c'è la città tipicamente spagnola, ho preparato qualche sorpresina. 13 bombe atomiche e 37 termonucleari potenziati. Se lui dovesse dire di no alla mia iniziativa da amicizia, io gli scaricherò tutto questo arsenale sulle sue città di merda. Proviamo. Caro amico, prima di tutto prova a pretenderla. Dammi proprio senza nulla. Ah, non posso neanche chiedergli Kyoto. Ma malissimo. Ma malissimo, non posso. Posso meno comprarla? Non posso neanche comprarla, ma non accetterà nemmeno vendere per esempio solo Tokyo. Allora, caro mio, sei fottuto. Perché ora ti voglio dichiarare guerra. Ma non lo farò neanche dicendoglielo. Gli tirerò una bomba atomica in testa e basta. Voilà. Iniziamo con i bombardieri perché mi sa che fino a Kyoto non ci arrivano queste piattaforme. No, infatti. Però nessun problema perché qua a Seul abbiamo un esercito enorme ovunque. Qua a Seul però abbiamo la possibilità di sganciarli una bella atomica. Beh, dichiariamogli guerra con una termonucleare seria. Buonanotte. I giapponesi capiscono molto meglio se a parlare sono le armi atomiche. Andiamo avanti. Sì. Via l'olocausto.
così a non essere amici del dittatore spagnolo che ha conquistato il mondo. Oh, stavo quasi dimenticando. Dov'è il primo bombardiere che c'è sotto mano? Spero che sia qua. Oh no, non ci arriva. Vabbè, qua ne ho un altro. Sorvolando le terre desolate. Molto bene, penso che andrò avanti a scaricare tutto l'arsenale. Voilà, mi dispiace signorino se t'ho fatto arrabbiare, ma non hai voluto darmi la città. Attaccati al cazzo.